Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video invece vi farò vedere l'impianto per tosare le pecore automaticamente. Allora, nel video precedente vi ho fatto vedere fare quello lì per tosare sia i cactus che le canne, cioè per tagliare, sbagliato. E questo video invece vi farò vedere per tosare le pecore automaticamente. Allora, io ve lo faccio vedere piccolino, poi guardando com'è potete ingrandirlo quanto volete. Allora, ve lo faccio qui in parte. Allora, cominciamo a fare una struttura. Poi i block breaker non ci serviranno più, ma ci servono i deployer. Questi qui. Mettete così, uno sì, uno no. Faccio tre intanto. Poi ovviamente potete farli anche dall'altra parte. Voi fate così. No, aspettate. Lasciate distante ancora di uno. Dopo vi spiego perché dovete lasciare un distante ancora di uno. Così, così, così. Vedete? Poi ovviamente sono tutti da collegare con la redstone. Così. E sempre con il timer ovviamente. Timer e leva. Poi vabbè anche qua lo settate con il tempo che volete, tanto ci mettono un po' a crescere anche la lana alle pecore. Adesso qui voi lo alzate. Poi vabbè, di tanto di là poi dovete farlo uguale, quindi è inutile che lo faccio anche di là. Allora, qui adesso siamo ancora di uno. Sbaglio. Adesso qui ci serve ancora un altro macchinario che è il transposer. Questo qui. Voi lo mettete appunto sopra questo. Così. Questo macchinario, sempre collegato con la redstone, praticamente lui vi aspira qualsiasi blocco o altra cosa che c'è a distanza di massimo due blocchi, quindi uno o due, aspira da fino qua. Poi qui lo collegate, potete farlo passare così, no, aspettate così, collegate, allora ce la posso fare così. Sbaglia, ok. Perfetto, no? Allora vedete, se io tipo butto qui, allora attivo, butto lì della redstone, allora vediamo se funziona. Allora si funziona, ma dimentichiamo una cosa qui. Lui aspira, ma li deve portare da qualche parte. Quindi dovete collegarci sempre a questi tubi qui, che sempre dell'altro impianto, o uguali a quelli dell'altro impianto, no? E questi tubi poi li fate arrivare a una cassa solita. Così voi qui mettete la vostra cassa. Perfetto. Allora io tipo se butto qui delle cose. Allora scusate, ho la calamita. Ok. Metto lì delle cose, no? Io attivo. Vedete? Guardate, quando si attiva, la tirate su, ecco lì che sono nel tubo. E stanno arrivando, eccole, le mette qui nella solita cassa, eccole qua. Ok, tipo il block breaker, solo che questo aspira solo, non rompe il blocco che c'è sotto. Allora adesso spegniamo, ci servono delle forbici, che non mi ricordo come si chiamano, però dovrei trovarle, velocemente, dovrebbe essere qui. Mi ricordo che erano qui da qualche parte. Allora, aspettate, le cerco e poi arrivo. Ok ragazzi, lo trovate. Eccole qui. Poi nel deployer, quello sotto, cliccate col tasto destro e vi si apre questo qui, una specie di menu.
nel menu gli mette dentro le forbici, così, vedete, in tutti quelli che avete, voi gliela mettete dentro, uno a uno. Poi potete fare tipo con le staccionate, con le staccionate, ce le trovo anche quelle, le staccionate, eccole qui, serve anche il cancelletto, poi la staccionata la fate così, poi davanti mettete il cancelletto, no? Lasciate giusto il posto di un blocco qua dentro, no? Proprio giusto, giusto un blocco, così. Adesso qui, per far arrivare le pecore, visto che ci servono le pecore da tosare, usiamo gli spawner. Dovrebbero esserci. Non so se ci sono delle pecore, ma dovrebbero esserci. Allora, pecore, ho perso, eccole, ok. Mettiamo giù uno spawner di pecore. Per attirarle ci serve il grano weight. Questo. Questi qua non so cosa siano. Però vabbè, vi serve questo qua normale. Vedete, voi fate così. Lei vi insegue, la portate qua. Beh, cioè, è un po' complicato all'inizio, però. Ok, vedete? La spingete dentro e la chiudete. Eccola qua un'altra. Questa la spingiamo qui. Allora, fare, vai, vai, entro. Porca vacca. Porca pecora, più che porca vacca. Allora, togliamo lo spawner, sennò ci riempie il mondo di pecore. Ma scusa, vai dentro qua. Non mi ascolti, vai dentro, muoviti. Brava. Oh, mangia. No, mangia, mangia. Ecco, mangia. Basta, via, ovvio. Ok, eccole qui. Allora, dovete stare attenti che se avete la calamita accesa, però, vi attira la lana, perché non fa tempo a tosare le pecore, che cioè, il transposer non fa tempo a tirarla su la lana appena la tosa. Vi rimane per terra. Poi, quando il timer arriva ancora dopo, la tira su. Quindi se avete la calamita attiva, ve la tira addosso la lama. Allora, sì, la cassa c'è. Possiamo partire. Allora, io la calamita ce l'ho spenta, vedete? Lui parte, la rompe, vedete che cade per terra. E il transposer l'ha tirata su adesso. Eccola qui, che è arrivata. Eccola. Vedete, se io attivo la calamita, allora, loro dopo un po' mangiano per terra, no? Mangiano sulla l'erba. Vedete, c'è il blocco così, diventa di terra normale perché mangiano l'erba. Poi dopo un po' ritorna verde. Vabbè, adesso se ci muovono bene, se no fa niente. Posto così. Poi voi potete farlo lungo quanto volete. Tanto questa redstone non ha bisogno di ripetitori come la redstone normale, quindi potete farlo lungo un casino quanto volete. E anche doppio, sì, così. Fate di qua, fate uguale che di qua. E vi ho detto di lasciare due spazi, mi raccomando, perché se io, vedete, se io metto un blocco così, poi così, e voglio mettere la redstone sia al deployer, allora facciamo così. Vi faccio un esempio, no? Il deployer. Voi il deployer lo mettereste uno qui e uno qui. Fate che questo sia il vostro muro, no? Balle stanotte, ok. Questo è il vostro muro, tipo. Voi il deployer lo mettete lì, no? Quindi per collegarli, questi due vanno bene così. Ma se voi mettete il transposer sopra, dovete far andare su la redstone. Quindi così. Vedete che qua sale, ma di qua no. Come sì? Ah no, ecco, vedete? Qua sale, ma qua no. Sul legno non sale. Quindi appunto dovete lasciare due spazi, perché sennò non riuscite a metterla. Ok, spero di avervi spiegato tutto. Se non capite qualcosa, scrivetemi e commentate. Dai.
Da questo video è tutto, ciao a tutti.